che MSD Italia è un partner direi storico ormai di Soccorso Clown, sono tanti anni che siamo vicini all'associazione perché crediamo che sia giusto farlo e quindi attraverso il nostro impegno donare un sorriso ai bambini che sono sicuramente meno fortunati di noi. Da ciclista dico che pedalare è una cosa bellissima, quindi questa manifestazione è sicuramente bella, lo Stelvio è stupendo e nel pedalare, sapendo che arrivati in vetta si è fatto qualcosa di bello e di buono per qualcuno, sicuramente rende il tutto ancora più bello e più importante esserci. Guarda, l'anno scorso sono venuto qui per caso, portato dall'azienda con la passione del ciclismo, ho conosciuto Soccorso Clown. Ho approfondito la conoscenza, sono diventato un sostenitore e quest'anno ho deciso di venire non solo come ospite dell'azienda che sostiene Soccorso Clown, ma facendo una raccolta personale. Abbiamo raccolto insieme con 74 persone che hanno donato più di 1200 euro e abbiamo dato un senso a questo essere qui. Non siamo qui solo per scalare lo Stelvio, ma siamo qui per dimostrare quanto insieme possiamo fare per i bambini che sono ricoverati nei nostri ospedali. Ah, noi abbiamo sposato questa bella iniziativa che si chiama Challenge, per le nostre piccole biciclette che usiamo tutti i giorni, noi di solito giriamo per le città e vogliamo rilevare questo challenge per salire questa bellissima montagna e arrivare fin su allo Stelvio per aiutare i clown di Soccorso Clown e i loro progetti bellissimi per aiutare i bambini malati negli ospedali, quindi ci piace tantissimo. Quello che fa la vostra associazione Soccorso Clown ci ha entusiasmato molto e quindi siccome la nostra società poi comunque è molto attenta nel sociale, ho proposto se potevamo partecipare e quindi eccoci qui. Siamo molto nello spirito della vostra associazione e vorremmo che questo spirito di solidarietà e di portare un sorriso a tutti i bimbi che ne hanno bisogno, porti un sorriso a tutti quanti, anche all'interno del nostro gruppo. Anche quest'anno ci troviamo a questa splendida iniziativa di Soccorso Clown. Io mi chiamo Barusi, mi occupo invece di un altro evento, Ciclette contro il dolore. Abbiamo deciso di gemellare queste due iniziative in una maniera molto intelligente. Raccoglieremo fondi per regalare un sorriso ai bambini che soffrono e li delegheremo a Soccorso Clown perché possa portare un sorriso ai bambini che sono sofferenti nelle oncologie pediatriche sparse per l'Italia. Buongiorno, Gevol è una società internazionale e per cui ci sembra giusto l'impegno sociale. Soccorso Clown ci presenta un'opportunità piuttosto unica per contribuire alla società e a questi bambini che hanno bisogno di voi. Voi fate un lavoro eccezionale, per cui io vi conosco da tantissimi anni, ho degli amici in cui facevano parte Soccorso Clown parecchi anni fa. Abbiamo ritenuto molto bello organizzare questo evento a livello di regione Europa, tant'è che abbiamo qui una delegazione che proviene da quattro paesi, Polonia, Ucraina, Ungheria e Italia, tutti giovani, tutti motivatissimi e tutti sensibili all'impegno sociale a cui li abbiamo sottoposti in questa circostanza. Sono venuti qui con i mezzi loro e l'azienda ha contribuito con parte delle spese, ma ognuno di noi ha inteso donare del proprio a questa organizzazione. In bocca al lupo e ci vediamo anche su in cima alla montagna e poi l'anno prossimo. Ciao ragazzi. Grazie.